Per il terzo anno consecutivo, Geraci Siculo è il comune più generoso d'Italia per donazione di organi. È quanto emerge dalla quinta edizione dell'Indice del Dono, il rapporto realizzato dal Centro Nazionale Trapianti, che analizza i numeri delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrate nel 2023 al rinnovo delle carte d'identità negli anagrafi di oltre 7.000 comuni italiani. Il centro Madonita si è affermato ancora una volta nella classifica dei comuni con meno di 5.000 abitanti, grazie alla scelta di donazione da parte dei genitori di una bambina di 11 anni, scomparsa nel 2020, Marta Minutella. Purtroppo però a suo tempo gli organi della bimba erano ormai compromessi, ma quell'azione segnò profondamente l'intera comunità, che da anni è coinvolta in numerose attività di sensibilizzazione. Geraci Siculo ha fatto di nuovo segnare in assoluto il miglior risultato tra tutti i comuni italiani, con un indice di quasi 96 su 100 e una percentuale di consensi del 100%. Su 163 carte d'identità emesse nel 2023 sono stati raccolti 146 assensi e nessun no, con soltanto 17 astensioni. Per la Sicilia si segnala anche l'ottimo risultato di Ribera, in provincia di Agrigento, al quarto posto nazionale tra i comuni medio-piccoli, dei 5.000 e 30.000 abitanti, con un indice di 79,60 su 100. Guardando invece alla classifica regionale, Geraci quest'anno precede Marianopoli, in provincia di Caltanissetta, e Sperlinga, in provincia di Enna. Nonostante il primato di Geraci Siculo, la Sicilia arranca ancora, con la regione penultima in classifica in tutta Italia, con una percentuale di consensi del 58% rispetto a quella nazionale che è del 69%. Questo risultato ci inorgoglisce e ci inorgoglisce non solo perché siamo i primi in Italia, ma perché possiamo dare un esempio, diciamo, anche un comune piccolo può dare il suo contributo diciamo, in questa attività di sensibilizzazione. Quindi io mi auguro che l'indice possa salire in Italia, possa salire soprattutto nella Sicilia, ci sono anche altri comuni virtuosi. Da parte mia, da parte della comunità di Geraci, siamo disponibili anche a fare in modo che diciamo, questi risultati possano essere diffusi e possano essere appunto raggiungere più cittadini possibili nella Sicilia, in modo che possano essere un esempio positivo, una buona pratica, insomma, che si possa diffondere nel territorio regionale e nel territorio provinciale.